semplice convincere anche i suoi alleati su questo fronte dopo la sconfitta di Donald Trump. In fondo sembrerebbe spegnersi l'ondata populista in quella parte di Occidente. Può essere che vada a spegnersi anche in Italia? Ma guardi, negli Stati Uniti, che tra l'altro hanno superato la soglia di 10 milioni di contagiati, c'è soprattutto una profonda divisione, una profonda lacerazione che certamente il presidente Biden dovrà ricucire. Ecco, la vittoria di Biden ha dimostrato che il populismo di Trump non era la strada giusta, nonostante gli indubbi successi della sua amministrazione in alcune materie, come l'economia, come le tasse. Ecco, io penso che anche le democrazie dell'Occidente, compresa la nostra, abbiano bisogno della stessa ricucitura. Qui da noi, in Italia, è un impegno che deve riguardare sia la maggioranza sia noi dell'opposizione, soprattutto in un momento così particolare, un momento nel quale la pandemia sta mettendo in pericolo addirittura il futuro stesso delle nostre società. Concludo. Dobbiamo assolutamente mettere da parte i veleni, le polemiche e riprendere a ragionare come un grande paese. Grande